Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Chris75 e siamo qui per uno svuota la spesa del Carrefour. Sì, no, dai. Ragazzi, parlo un po' più piano perché c'è di là la mia mamma che forse prova a dormire, però fa un po' fatica. E oggi è mercoledì ed è venuta a casa. Adesso sono appena andata a fare un po' di spese, allora vi faccio lo svuota la spesa. Ho preso un po' di cosine perché per un po' di giorni, un bel po' di giorni, deve mangiare leggero. E dunque speriamo di cavarla, di riuscire a fargli da cuoca. Ragazzi! Allora, vabbè, la salve del gatto, che quella non manca mai. Due confezioni di acqua gassata per il mare. Due, tre di gallata grossa, tre, e una di naturale. Poi ho preso, vi faccio vedere, 2 litri di latte, quello fresco, perché la mia mamma gli piace questo qua fresco, allora gliel'ho preso questo qua, poi lei di solito beve quello intero, e dunque ho preso questo e gli farà solo che bene, perché deve recuperare le forze, ragazzi. Pesa soltanto 42 kg, 45 vestita con le scarpe e la giacca. Ci siamo capiti, eh? Vabbè. 2 litri di latte perché voglio fare anche il budino per merenda, che è giustamente qui che aspetta. Andiamo a dargli i biscotti, vai al posto. Ma guarda che tenicetto qua, ma quanto è carino con questo musetto che mi guarda. Vi stavo dicendo, ah, ho preso degli spinaci che vogliono farglieli, li faccio bollire, poi li faccio andare un attimino in padella e gli metto su un po' di grana così gli dà un po' di energia. Mi vedete tipo delle lucine in faccia, non è che sono spiritata, ma è la finestra che ho dovuto tirare giù la tapparella perché sennò ho tutto il riflesso del sole e non mi avreste neanche vista. Poi ho preso i miei soliti gratinati, questa volta ho preso perché voglio farglielo assaggiare anche a lei. Della macinata ho preso sia la mista che la sceltissima perché voglio fare il ragù, che poi lo divido in porzioni così almeno ce l'ho, perché per 2 o 3 giorni sto a casa domani, giovedì, venerdì, sabato e domenica, però lunedì devo ricominciare. Poi ho preso 2 confezioni di ravioli, questi tortellini, quelli di arrosto, che così li faccio in brodo. 3 confezioni di prosciutto, 2 di prosciutto e 1 di bresaola che erano in offerta. 2 di ravioli, quelli che piacciono anche al mate, che voglio fargli assaggiare anche alla mamma, che quelli sono buoni. Poi ho preso del pollo, del sottilissimo, che lo voglio farglielo ai ferri, glielo faccio a lei ai ferri, al mate in scaloppina. Farò da mangiare tipo un albergo sti giorni. Poi ho preso i 2 hamburger di salmone, voglio provare a fargli assaggiare uno anche a lei, e la platessa. Poi, vabbè, del burro e 2 tipi di formaggio. Ho preso, vabbè, questo che è un po' più stagionato, un po' più duretto, invece questo è un po' più morbidino, sono sempre dei nostrani, che così lo può mettere nella minestra. Guardate che metto di questa roba perché sennò va male, questa qua del congelatore. Così almeno non mi rimane in giro niente. Cioè, vuole uscire, vai. Sistemo bene questa roba del frigo, la metto via dopo. Adesso vi faccio vedere adesso che ho preso. Io ho preso degli amaretti perché so che a lei gli piacciono tanto, magari a merenda se li mangia. Poi ho preso delle castagne, che così la sera lo faccio, una sera, dell'uva. Poi, vabbè, tovaglioli.
i due budini da fare, che così almeno lo preparo e li divido già in quantità giuste, che così ce l'abbiamo per merenda. Poi ho preso, è la prima volta che lo prendo, io non l'ho mai preso, però voglio vedere come viene, perché stasera voglio fargli il riso tipo minestrina, con dentro anche il prezzemolo, che so che gli piaceva, provo a fargli quello. Poi ho preso i pomodori, quelli fini. Ho preso le due confezioni, perché se te prendevi le confezioni piccole, ce n'era una che veniva a costare la metà, la seconda confezione che prendevi la pagavi la metà. E io ho fatto il conto che mi conveniva, perché così è come comprare una confezione da tre latte normali e la pagavo la metà. Dunque, l'ho presa. E la stessa cosa con queste, se ne prendevo una e ne prendevo due, le pagavo molto meno. Poi ho preso due camomille, la stessa cosa, se prendevi la seconda confezione la pagavi una stupidata, perché adesso ho visto che c'è tanti prodotti alla Carrefour così. Poi il brodo, il dado, dello zucchero, poi Kimbo, le cialde, poi ho preso la pasta e la pastina, però mia mamma non gli piace la pasta integrale, oggi ha fatto una faccia, mi dice che schifezza è questa che mi dai da mangiare, che mangio io? E allora gli ho preso quella normale. Scendi, vai, vieni. C'era il gatto che voleva passare, non passava perché c'era la borsa. Stelline per la mia pastina e le mezze penne rigate. E poi un profumino. Basta, tutto quello che ho preso. E niente, adesso metto via tutta la spesa e poi preparo il budino. Anzi, se avete delle idee per cose leggere da fargli mangiare, per fargli cambiare un po', non mangiare sempre la stessa cosa, scrivete sotto, datemi una mano, datemi un po' di idee che ci posso fare da mangiare questa donnetta per caricarla, ma che sia leggero, mannaggia, io la vorrei gonfiare come una pompetta. E oggi vabbè per merenda gli faccio il budino, stasera faccio il riso, poi vabbè c'è il prosciutto, magari un pezzettino di formaggio col pane così. E poi domani invece voglio fare la pasta con il ragù e domani sera invece magari provo a fargli la platessa con degli spinaci. Ci provo ragazze, speriamo di farla star meglio, sta donnetta, che è la mia mammina. Vi mando un bacione, vi ringrazio anche in questo video per tutti i commenti che mi avete fatto, non sono neanche ancora riuscita a rispondere a tutte. Vi ringrazio di cuore, che cosa ve lo dico a fare? Siete proprio delle belle persone. Io penso che non so se tutte le persone che hanno un canale hanno questa fortuna, se anche le altre ragazze che hanno i canali sono così fortunate, però io mi sento proprio fortunata. E veramente vi ringrazio di cuore. Voi non vi rendete neanche conto con i vostri messaggi quando mi dicevate dai forza, Cri, dai forza, che mi caricavate, no? E dunque mi avete dato tanta tanta forza e ne ho veramente bisogno, perché saranno 2 giorni parecchio pesantucci. Cioè speriamo di farla star bene. Cioè quando ho visto il suo musetto stamattina ero proprio. Ciao ragazze!